dopo questo assalto dei ragazzi, no? Insomma, c'è tanta gioia veramente questa vittoria, ecco, appunto il 3-0 è importante. Sì, si diceva prima, cioè insomma la squadra ha fatto così, abbiamo avuto delle difficoltà anche in settimana e comunque vada, poi anch'io ho scelto di allenarmi meno, ho levato un giorno, i ritmi sono stati bassissimi, però ripeto, quando hai giocatori di qualità di cui poi mi fido, anche poi le incomprensioni che vengono appianate, perché tanto poi alla fine a questo gioco si vince o si perde, non è che dobbiamo costruire una morale o dirigere un paese, quindi dobbiamo soltanto giocare a pallavolo, loro di qualità ne hanno tanta, giocano ovviamente con leggerezza in questo momento, anche se abbiamo avuto delle difficoltà. Avevo detto ragazzi, lo dico sempre ragazzi senza voler fare il filosofo, però che non possiamo sapere, cioè non possiamo valutare che il nostro qui sia come il qui di Latina, cioè non è detto che se noi abbiamo delle difficoltà non le possono avere anche loro. Loro l'avevo visto già, sono una buona squadra, hanno perso la partita per andare in Serie A all'ultima giornata, sapevamo che potevamo incontrare tanta reazione, però diciamo che siamo stati bravi, soprattutto nel secondo set, secondo me abbiamo fatto qualcosa di spettacolare vincendolo. Sì, è stato un set decisivo, però insomma, la nostra squadra era partita subito bene anche nel primo parziale. Tra l'altro Latina è scesa in campo con una formazione forse un po' inaspettata, Di Belardino messo in ricezione per dare diciamo un po' di equilibrio, però una ricezione comunque un po' balbettata per tutto l'incontro. Sì, no, questi sono fondamentali che in questo periodo della stagione regalano qualcosa, perché comunque guarda, un po' di stanchezza, un po' di pressione, anche noi non siamo stati precisissimi. Avevamo finito col cambio contro Castellana, con Di Belardino al posto di un Bigarelli. Questo cambiava poco, perché comunque vada, anche loro sono giocatori di qualità, esperti, cioè non sembra che sto dire sempre le stesse cose. L'abbiamo fatta su qualche. La vittoria l'abbiamo portata su qualche piccolo particolare, anche nel secondo set, nel terzo abbiamo difeso un po' di più, forse. Però diciamo che comunque vada. Venivamo da un fine campionato giocando bene, ma di fatto due sconfitte. Vincere qua ci dà un pochino più tranquillità. Ovviamente c'è la gara di torno mercoledì. Qui da ora in poi non si entra più nemmeno tecnica e quant'altro. Il quanto una squadra riesce a recuperare le energie fisiche e mentali. Solo questo. Sì, tra l'altro la formula prevede appunto la bella, quindi il risultato del ritorno non conterà niente. A Latina basterà portare anche via un 3-2 per tornare qui a giocarsi in casa la bella. Esatto, noi se la nostra qualità è quella di... comunque vada di giocare con tranquillità, dovremmo dimostrare anche questo in casa, nel senso che io l'ho detto, cioè non è che ci sentiamo intrusi a questi livelli, però venendo anche qui devo fare complimenti a loro, una bella palestra, tante persone in campo, tanti dirigenti, il presidente disponibile, lo speaker, quindi comunque vada è un buon risultato, ottimo risultato per noi.